Qui da poco 07 la seconda parte, questo nuovo video, la seconda parte di esploriamo queste isole e adesso esploreremo, se sentite il rumore sono i miei genitori quindi non vi spaventate. E qui ci sono alcuni Pokémon sotto, Frolos non mi interessa, Cricketune non mi interessa, Vullaby non mi interessa. I Dolphin non mi interessa, non sarebbero terra, Buio Volante, Coleottero, l'altro io, niente. Non interessa niente, allora. Anche se questo video durasse 2 minuti, cioè comunque la seconda parte, e se durasse così poco vi faccio vedere la mia squadra. I 2 minuti sono veramente pochi. Andiamo nella caverna ignota. La caverna di cui nessuno conosce l'identità. Che bella cosa. C'è sto cerchio, niente. Non stavolta, vabbè, abbiamo catturato i Pokémon che ci interessavano, cioè Munna e Ditto. Ditto, visto che è così poco, se è 1 minuto, faccio il video. Ditto, verrà nella sua squadra. Allora, le informazioni su Pokémon sull'Irune sono tante, anche quelle in più che l'evoluzione di Yungus, dei capitani. Di ogni capitano ce ne saranno due per isola, abbinati ai luoghi. Poi ci sarà la Cuca, non so, che è il capo, diciamo, di tutto il capo dell'isola. Sono tutte collegate a dei colori tipo mele mele in giapponese vuol dire giallo, collegato a colori alchemici, il giallo l'aria o l'elettricità come volete, la terra il verde, il fuoco il rosso e l'acqua l'azzurro. Sono comunque colori alchemici basati. Anche i simboli che ci sono sulle pietre per fare la sincronizzazione, cioè la mossa Z, sono basati sull'alchimia, i simboli. Ce n'è 100. Aspettate un attimo. E questa è praticamente la mia squadra. Arceus, con le lastre, tutte le lastre. Sono riuscito a prenderle tutte. Mew Shiny, Yveltal, l'ultimo Pokémon. Giratina Shiny. Malvendo. Fortissimo, perfetto. Metto il polvere. Ok, metteremo qua, info, e metal polvere, non so cosa sia. Ok, non può essere, vabbè, metal polvere, vediamo subito, ok, andiamo subito a vedere. Perfetto, potenzieremo un po'. Allora, prima cosa fatemi vedere una cosa, solo, quante caramelle rare ho? 96, sì, bastano. Ok, migliora la difesa. Possiamo potenziarlo con le caramelle rare. Che si prendono con le pochimilia. Quindi basta che prendete tantissime pochimilia. Potete prendere un casino di poche in caramelle rare. Potenziando Ditto, il livello come vedete 48, sto già salendo. Tutti quelli che ho lo porterò fino al 100. Così per avere una squadra totalmente rimodernata e totalmente più forte. Magari il Clink Clang, che tanto Clink Clang non mi interessa molto, cioè.
Tanto magari che uso accumulo, è più sicuro. Comunque, di Pokémon sono tante le informazioni, e le informazioni anche molto importanti sono che sicuramente non ci saranno le palestre. La Lega Pokémon diciamo che sarà formata da un unico capo, e questo capo potrebbe avere i tapu insieme più un altro. I tapu koko possono essere di colori diversi, dal rosso, dal giallo, dall'azzurro e dal verde, che avevamo detto in precedenza. Scusate che è già a livello 74, ma ci impiego un'eternità a potenziarlo. E fra un po' è già all'80, 77. E diciamo che sono tornato oggi dal mare, quindi essendo che a casa posso usare tutto il wifi che ho, che è tutto il wifi che voglio, mi sono messo qua, mi metto a fare tutti i video che voglio e caricare quelli prima, perché al mare avevo il modem e non riuscivo a farlo. Livello 83, 85, 86, quasi fatto, 87, sì. Comunque, per me fare i video è bello. Faremo lo speciale 6 mesi, cioè metà anno, e poi facciamo lo speciale anno, che inaugureremo tutto ciò. Abbastanza vita per essere comunque un ditto. Non puoi parlare niente, ditto, proprio. Una scarsità, vabbè, adesso poi vi farò vedere la mia squadra e poi se riesco oggi faccio le poche domande, ma le preparerò e domani farò il video perché sono le 6, devo fare tutto, ancora no, devo fare la doccia, devo prepararmi tutto e quindi no. Non ce la farò sicuramente. L'unica cosa che se riesco a fare ancora è fare questo spostamento. Che lui comunque cristal colpo, spaccaroccia, falce cannone, iperraggio, Cioè, lui non lo do via, è fortissimo. Lui anche. Vabbè, lui è fortissimo. Agron anche. Pikachu me lo tengo e dito trasformazione, cioè. Dito con trasformazione, tanta roba. Clink clank, poi magari posso usarlo per un'altra cosa, allora. Scusate, questo qua. Andiamo a mettere il clink clang di là. Sì, dove metterlo? Nel box lotta e si va qui. E si salvo. Vabbè, io oggi preparerò le poche domande per poi domani. E salve a tutti, raga. E bella a tutti. Spolliciate, vi lascio tantissimi like da questo nuovo video. Salve, andate, passate dai canali di. Dal mio, ovviamente, lasciate dei commenti e lo stesso fate da Saidonia e da Tommy05. Ciao!